Abbiamo Cirelli che oggi, comunque con una partita di spessore, ha messo in crisi la difesa della Renato Gurangolano, soprattutto nel secondo tempo. Non davi punti di riferimento, andavi un po' a sinistra, un po' a destra. Sì, vabbè, diciamo che è stata una partita abbastanza strana. Penso che la squadra non abbia approcciato bene l'inizio, però poi andare sotto 3-0 e recuperare una partita e riuscire a fare 3-3 è difficile, soprattutto contro una squadra come l'Angolana. Quindi un elogio ai ragazzi, al gruppo, squadra soprattutto. Siamo contenti e soddisfatti, anche se, ripeto, l'approccio non è stato dei migliori, però poi siamo riusciti a riprenderci bene. A livello di gol non è stato dei migliori, però comunque il Capistrello anche nel primo tempo aveva avuto delle occasioni anche per segnare. Sì, le occasioni abbiamo create come spesso ci capita durante le partite. Poi capita la giornata quando fai due occasioni e fai due gol, e quando fai cinque occasioni non riesci a fare neanche un gol, però siamo soddisfatti. Ti giro l'ultima domanda che ho fatto al tecnico. Voi qui in casa siete riusciti a fare molto bene, avete fermato l'Aquila, avete fermato l'Angolana. Potete essere mina vagante anche delle squadre più blasonate in questo girone di ritorno, potete metterle in difficoltà. Ma sì, noi in casa questo è il nostro fortino. Penso che chiunque viene a giocare qui sa che è difficile. Noi vendiamo sempre in casa che fuori casa, ma soprattutto quando giochiamo qui a Capistrello è tosta per tutti, che sia Chieti, L'Aquila, Avezzano. Ecco, magari, ecco, abbiamo fermato L'Aquila, abbiamo perso con l'Avezzano, però sarà tosta per tutti qui.